Briciole di luce è un testo teatrale, un testo drammaturgico ispirato alla vita di Giovanni Paratucci, un commissario di polizia che sacrificò la propria vita per salvare centinaia di ebrei in un momento più triste della nostra storia. Il testo teatrale abbraccia un periodo che dal 1938 al 1945 e in modo particolare tende a esaltare la figura di questo grandissimo uomo che col suo sacrificio, come appunto detto prima, ha salvato migliaia di vite. Il testo drammaturgico è portato in scena da una sinergia di forze presenti sul territorio cosentino. Spicca sicuramente il nome del regista Natale Felice che ha imbastito questo spettacolo e dei protagonisti come Francesco Reda e Stefania De Cola, che hanno lavorato tantissimo alla realizzazione di questo spettacolo. Ovviamente è una produzione fatta grazie alle sinergie di enti territoriali presenti sul territorio e forze sindacali che hanno voluto con forza che riuscissimo a portare in scena questo personaggio dalle sue spiccate caratteristiche umanitarie e sicuramente di grande spessore umano e culturale. Giovanni Paratucci, un personaggio, un sano folle, e, mi piace molto interpretarlo, penso che abbiamo molti lati simili, è un onore per me riuscire ad interpretarlo e portare questo messaggio fra la gente. Penso che lui in questo spettacolo, lo scritto di Sciacca voglia far emergere l'animo cristiano di questa persona che salvò tantissimi ebrei. E io perché l'ho definito un sano folle? È perché lui veramente, secondo me, era affetto da sana follia, perché ad un certo punto decide di andare controcorrente in quello che era normale, cioè la sterminazione degli ebrei, e comunque e in questa normalità lui era un sano folle, forse è molto attuale, e penso che forse tutti noi dovremmo mettere un po' di sana follia, e perché anche oggi siamo tartassati da televisioni, siamo tartassati da input pubblicitari, siamo tartassati da giornali e non abbiamo il tempo di riflettere, e forse riuscire ad avere un po' di sana follia e quindi ribellarci a quello che ci impongono di fare non è una cosa così sbagliata, e penso che sia veramente attuale questo personaggio. Il teatro deve lanciare un messaggio e penso che questo personaggio lo lanci, il messaggio. E parlo perché siamo abituati adesso a considerare in tanti gli omosessuali dei diversi. Direi che bisogna mettere un po' di sana follia, come ha fatto Paratucci, per cambiare le cose. Io sono un po' la colonna sonora, diciamo, di questo spettacolo, nel senso che canterò e quindi farò da sottofondo musicale al grande attore che è Francesco Reda. Insieme siamo stati molto bene, guidati dalla mano registica di Natale Felice, che considero un grande regista, forse uno dei più grandi che abbiamo adesso in Italia. E sono sicuro che il futuro mi darà ragione. Anzi, torrone no, capo, mi fanno male i nocetti, ma no. Non c'ho. E panno. Però adesso la possibilità di fare un po' di bene e i beneficiati da me sono sempre uscenti. Il complesso riscontra molte simpatie, di me non ho altro di speciale da comunicare. Ricordo ancora il giorno in cui disse a papà che sarei entrato in polizia. Lui si voltò sul mio fianco e non mi disse nulla. Lo so che voleva che io facessi la polizia.
vivere così col sole in fronte. Se c'è una cosa del quale non capiterò mai, è questo freddo che vi entra nelle ossa. Commissario, il vecchio cuore della nostra terra qui è una chimera. Ma sarà tutto l'inverno così? No, anche peggio. Siamo a ridosso dei Monti Balcani e qui non ci sono le Alpi che ci proteggono dal clima freddo. Come rimpiango Genova! Ma perché siete stato trasferito qui? Scoppito che siete stato pulito, eh? Ho dichiarato sul giornale che la polizia deve stare di più in mezzo alla gente. Però anche voi, commissario. Ma non è. Vedete questo fascicolo? Una banale informazione, tale signora Schwartz. Su questa signora Schwartz è arrivata una richiesta di informazione al questore che l'ha passata al capo di gabinetto, che l'ha passata a me. Io la passerò a voi e voi la passerete ad un appuntato che sì e no avrà la quinta elementare. Quinta elementare? Troppo ottimista. Il nostro ligio collega prenderà le sue informazioni, andrà dal corriere, dal macellaio, dal peccamorto. Vi rendete conto? Il destino della signora Schwartz sarà nelle mani di un peccamorto. Maiore, che cosa fa? Toccate ferro. No, commissario, stavo solo togliendo la bocca. Tornando allo statuto, questi farà il suo rapporto che da voi passerà. E comunque, il destino della signora Schwartz sarà nelle mani di un beccamorto. Voi eterniamo da terra. A volte questa solitudine mi... Territorio italiano. Come se il fiume fosse diventata una stazione ferroviaria. Comode. Ma di quali ebrei parlate? Giaschi. Provenienti dalla Polonia e dalla Germania. Già, ma voi come fate a sapere queste cose? Mi date a firmare i permessi. Scommetto che mi direte che non è compito vostro. Scommetto che scaricherete le vostre responsabilità sull'ufficio politico. Però è già tanto operato di lavoro. Immagino che vi riferiate alla gratuita distribuzione dell'olio di ricino. Guarda, non fate lo scherzo. Io vi tengo d'occhio. So che qui a Fiume non ci volete stare. So che avete fatto più volte richiesta di trasferimento. Prometto io. Ho detto al Ministero che la vostra presenza qui è, come dire, indispensabile. E sapete perché lo fa? Ovviamente perché apprezzate il mio senso dell'umorismo. Oh no, no, no. Anzi, lo trovo sgradevole e anche borghese. L'ho fatto perché qui avrò tempo e modo di raddrizzarmi. Torniamo a noi? E viva il Duce! Commissario Paraducci, porta il voce di una figlia. In questo ufficio vengono a farvi preghiera solo ebrei. Scommetto che siete uno loro. Ecco. E scommetto che avete bisogno di un permesso. Già. Allora, voi siete i nipoti del vescovo di campagna Paraducci. Cosa c'entra la vostra preghiera con la mia valentina? Beh, è importante, per quello che ho chiesto. No, questo documento non devo firmarlo. Vedete? Paraducci. Cosa fa Paraducci? Sta interrogando un ebreo. Via, via! Ma cosa vi siete messi? Che buon odore! Se la verità è promessa, non è una meraviglia. Il nostro caffè non lo caperei con nulla, ma ne avete ancora da parte. Purtroppo il mio l'ho finito. Questo l'ho dovuto comprare qui. Qui? Nel caffè campano tostato, a più. Sì. L'avete comprato al mercato di contrabbando e scommetto pure che ve l'ha dato un ebreo. Non mi fate l'apporto, vero commissario? No, state tranquillo, però mi dovete dire quanto che costa. Capitale, 5 lire ne è costato, però benedizione. Ma come ve l'ho fatto un ebreo ad avere del caffè campano tostato? Dai, che pronto, verso. Torna, che smania, che vede molto un buon odore. Ma questa è una maledizione. La maledizione dell'ottimo caffè campano. Il medico mi ha vietato di prendere caffè. Sicuro che non ne volete? Guardate, ce ne sta pure per voi. Devo rifiutare, ma non vuole, ma devo rifiutare. Intelligenti Paola! Non vorrai essere inopportuno. Commissario, ci stanno due signore che vogliono parlare con voi. Una si chiama Si chiama Elena Askener. Ecco come dice Isler. Ed io Mika Eisler. Ed io sono il commissario Giovanni Paraducci. Cosa posso fare? Dai nostri cognomi avrete certo capito che siamo ebrei. Non sareste qui. Qua ci può. Capozzo! Allora, che dire?
La mia amica vorrebbe rivolgervi una richiesta, ma è molto timida. E voi invece non avete alcun timore? Onestamente? Onestamente. No. Tra la nostra gente circolano delle voci su di voi. Che sono uno spietato aguzzino. No, al contrario. E voi date credito a queste voci? Sì. Basta guardarvi negli occhi per comprendere che siete un uomo buono. E cos'altro leggi nei miei occhi? Che siete equilibratamente audace. E per chi audacemente dovrei firmare questo permesso? Commissario, io sono un'altra. Allora non avete bisogno di alcun permesso. Non prego, per me, per mio marito. È un ebreo acolite, si sono sposati da appena un anno. Allora il problema è molto più serio. Bene, mio marito vuole ammazzare a Fiume, vuole riparare in Palestina. Allora, a Fiume. Sì. Ipotizzo che vostro marito si sia nascosto da queste parti prima di lasciare il territorio. Anche volendo non posso darvi nessuna idea. Non potete fare proprio nulla. Posso solo fargli avere un permesso. Il permesso? Ma è proprio questo il problema, lei non sa che cosa deve fare. Da una parte vorrebbe seguire il marito, dall'altra vorrebbe rimanere qui insieme ai suoi genitori. È preoccupata anche per loro. Commissario, cosa devo fare? Se vi posso dare un consiglio. Prendete il vostro uomo, prendete la vostra famiglia, liberatevi di ogni bene immobile e scappate di là, il più lontano possibile. È come se di un tratto non fuggiesse verso la padronita di un paese intero. Voi pensate davvero che in tutto questo possa esistere la speranza di un mondo migliore, la speranza di poter pregare il proprio Dio, la speranza di un futuro di fratellanza? No, penso con tutta onestà che non vi sia alcuna speranza. Penso che sia una capolinea, che sono al suo messo finale. No, commissario, c'è la tizia! L'amica! Ah, quindi volete dirmi che la signorina amica è venuta a trovarmi? Gaggiati! Ho capito! Di un uomo che non è stanco ai propri sentimenti! Dietro a questa scrivania ci si deve sentire come il padrone del mondo! Chissà quante povere ingenue cadranno nelle grinfie del grande commissario! Non mi posso lasciare! Dio! Adesso non mi scappi più! È poco signorile usare la forza contro una donna! Ti amo! Ripetilo! Ti amo! Se è vero, lascia andare! Come vuoi. Davvero mi ami? Sì. Allora, dimostramelo. Prendimi se sei capace! Oh, no. Dio, quanto sei bella. Perché non mi baci? Questa volta non furgo. Sì, ho paura di svegliarmi e di essere in un sogno. Sono viva, sono reale. Pazzamente innamorata di te. Guardo ogni giorno il mondo che ci circonda, correre verso l'abisso della sfida. Avete già la legge, no? Per fare cosa? Ma per andare in galera anche voi, no? Questo è un abuso, io protesto vivamente. State quanto volete, tanto la galera non ve la toglie nessuno. Questo non è più un paese. Questa non è più la mia carta. Ma noi stiamo sottoponendo a un errore storico, a causa del quale individui come voi sentiti in diritto di ritenersi cittadini italiani. È un'autentica vergogna. Commissario, avete saputo che questa notte Giovanni Friedman si è suicidato buttandosi dal quinto piano di un palazzo? Facci, come dice sempre il Duce, ah già, solo i più forti ce la fanno
e i più deboli sono destinati a soffrire. Ci sono voluti secoli di guerra per dar vita all'integrazione. Per voi in una notte cancellate tutto. Ma chi vi credete di essere? Ma voi così superate il mondo. Ma io, prendete questo uomo, arrestatelo e rinchiudetelo insieme ai suoi simili. Potreste essere così facilmente sopraffatta! Ma non eseguite! Abbattici! Quando avrete finito di ripulire? Tutto il lavoro, le nostre occupazioni, adesso ci togliete pure la libertà separandoci dalle nostre famiglie! È tutto in nome del Duce e del suo stramaledetto asse italo-tedesco! Noi siamo campani, abbiamo bisogno di capo e poi ci appendiamo i panni. Poi andate in costruzione e bruciate tutto. Ho capito bene,
Dobbiamo bruciare... Sì, dovete bruciare tutto. Commissario, vi posso dire una cosa? Ho una cosa piccolina... No! Tanto lo so che... mi sto pazziando. No. Sono felice alla tremare. Giovanni, ma... So chi siete voi. Mi domandavo perché mi avete convocata qui. Volete che vado subito a punto? Ve ne sarai infinitamente grata. Volete uscire con me questa notte? Cosa? Avete capito bene? Non vi sembra una proposta un po' avventata? Dal mio punto di vista voi siete tre. Un complimento? Sì. Dovete essere un uomo con una forte autostima. E cosa ve lo fa pensare? La vostra posizione, la vostra giovane età, il potere che rivestite. Pensate veramente che basta convocare una donna in questura per vederla cadere ai vostri piedi? E poi siete anche fidanzati. E chi sarebbe la fortunata? Una giovane ebrea di nome Lina, che a quanto dico è anche molto bella. E chi ve l'ha detto? Io sto in mezzo agli ebrei, li aiuto come posso. Di me si fidano, mi hanno detto loro questa cosa. E cos'altro dicono ancora di me, i vostri protetti? Oh, ne parlano molto bene. Sembra che abbiate salvato la vita a parecchi di loro. Alcuni dicono che fate tutto per amore di questa ragazza. Posso dirvi una cosa da bere? No, grazie. Perché ridete? Vi prendete gioco di me adesso? Ma su un goccino non vi può fare nulla. Ma come mi permettete? Mi volete fare pure ubriacare? Alla vostra salute. È la cosa. Ho sempre apprezzato donne come voi. Oneste, leali, molto carine, ferme nelle proprie posizioni. Lo sapete che sono queste? Non è un detto. Sono ordini di carico. Domani mattina, due soldati tedeschi andranno a casa dell'ebreo Domenico Luther, lo caricheranno su un bel vagone piombato e lo metteranno sul campo di concentramento. Mirata all'individuazione di tali traditori.
È la prima volta che vedo impiegate in indagini così delicate personale civile femminile. La signorina Tremani, fervida sostenitrice del fascismo e del Duce, si è offerta volontaria. Si è offerta volontaria? Mi chiedo per cosa. Ovviamente. Attentato ad una sentinella in servizio. Con quale scopo? Con la pistola che mi ha avete appena mostrato. Guardatela! Non la riconosci. È quella che mi avete dato voi. E come spiegherete che una sentinella del potente terzo raggio è stata disarmata da una pistola a salve? Voi siete solo un popolo di traditori! Voi siete... Vi ricordo che io sono il questore di questa provincia. Su, capozzo, con questa pistola avete anche evitato l'arresto. Tenete, su. Commissario, fatemi un altro. E ci rimandi a Cisa da te. Ma sa, c'è il grado lì. Voi dite che con questo Baccani tutte l'avranno sentito che domani dovranno recarsi al porto e che il nome in codice è Daniele. Non mi auguro. No. Mi chiedevo una cosa. Prego. Era finita. Le circostanze non mi chiedevano. Se quello era un bacio, come sarebbe stato? Che? Fare un passo. Non mi vorrei dire che mi accompagni in Svizzera e dopo torni qui. Il perché lo sappiamo tutti. Spero solo di riuscire a disarmare. Ma di cosa? Solo per 4 giorni. Puoi dire a Giulia. Ma sei pazzo! Ormai i tedeschi sono sulle tue tracce! Non c'è più tempo! Spero solo che non ci sia scritto nulla di questo. È un uomo giusto. E di questi tempi non c'è spazio. Per l'uomo giusto. Guardami. Oggi, qui, in questo momento, ci sono io. E c'è il mio amore. Guardami negli occhi. Abbiamo una vita sola.